Per noi il Vinitaly è un evento importantissimo, non solo perché ci permette di avere modo di incontrare tutti i nostri clienti, sia italiani che esteri, ma ci permette insomma di mantenere i rapporti, fare nuove conoscenze e sperare anche di arrivare in nuovi mercati dove attualmente non siamo presenti. Diciamo che questo 56esimo Vinitaly si sta presentando, ieri abbiamo fatto proprio la prima giornata, è stata sicuramente una giornata all'insegna non solo degli addetti ai lavori, ma anche ovviamente del consumatore finale, che è sempre ben accetto al Vinitaly, soprattutto per fargli capire anche quali che sono le novità e le nuove tendenze. E un Vinitaly, ripeto, che oggi siamo al secondo giorno, ci auspichiamo comunque una buonissima affluenza, non solo ovviamente di carattere nazionale, ma anche internazionale, perché io ho anche la conferma da tutto lo staff del Dipartimento Estero proprio che anche in questi giorni abbiamo comunque tantissimi appuntamenti organizzati, quindi ci aspettiamo veramente il meglio e siamo fiduciosi veramente per un'ottima riuscita anche di quest'anno. In Italia si conferma una manifestazione, una vetrina molto importante, internazionale e nazionale. E diciamo che è un punto nevralgico per poter estendere e consolidare rapporti già con clienti, affiliati e senz'altro un punto di riferimento per operatori esteri. Per quel che ci riguarda, la prima giornata è andata molto bene, una bella affluenza e è sempre molto sentito. Vinitaly è sicuramente, per quel che riguarda noi, un'ottima referenza fieristica. Sta andando bene, c'è molto riscontro, diversi clienti diciamo antichi e anche alcuni contatti nuovi, begli scambi. Vediamo oggi come sarà la giornata, è appena iniziata e speriamo che possa esserci anche oggi una buona affluenza. Vinitaly per noi tutti gli anni è un appuntamento importante per ritrovare clienti che magari da lontano non riescono a trovarci tutti i giorni e invece così una volta all'anno possono fare un giro e tornare ad assaggiare i nostri vini, magari possiamo presentare vini nuovi e anche per rivederci di persona, è sempre una bella occasione. È un'ottima occasione anche per clienti nuovi che magari ci hanno sentito parlare di noi, non ci conoscono così bene e vogliono fermarsi allo stand per provare i nostri prodotti. Siamo qua al Vinitaly, 56esima edizione, un'edizione particolare per noi, presentiamo i vini autoctoni della nostra zona, non solo Prosecco, ma anche Verdiso di Combaio. L'importanza è fondamentale per noi, un'azienda completamente in crescita, quindi riusciamo a proporci alle richieste di mercato con dei prodotti autoctoni e anche dei prodotti fatti nel territorio, quali il Valdobbiadene di OCG, le rive di Combaio. Vinitaly è una delle fiere internazionali più accreditate nel mondo, insieme al Vinexpo, insieme al Provine. E la proposta del Vinitaly è per lo più una proposta di vini italiani, ma non mancano anche gli interlocutori internazionali. Per quanto ci riguarda, è sempre stato un teatro di incontri internazionali con i nostri partner, con i nostri amici, con i nostri stakeholder, e quindi un'occasione importante per promuovere il nostro marchio in Italia e nel mondo. Anche quest'anno 2024 ci presentiamo al Vinitaly con le nostre eccellenze. Eccellenze o gioielli noi che presentiamo proprio perché con quantità assolutamente limitate. La qualità è sicuramente il nostro must, di conseguenza assolutamente non possiamo andare su numeri importanti quali purtroppo il mercato italiano oggi richiede. Riteniamo di creare un segmento un po' diverso da quello che rappresenta il mondo oggi della DOCG. Un commento per quanto riguarda il Vinitaly è decisamente positivo, perché ci vengono a trovare i nostri clienti ed è la possibilità per avere nuovi contatti sia a livello nazionale che internazionale. Sono qui presente per presentare i nostri vini, è già la terza volta che veniamo e stiamo notando un buon interesse. Abbiamo già organizzato diversi incontri, stanno andando molto bene, chi doveva venire è venuto finora e quindi ci aspettiamo un buon risultato. Siamo qui al Vinitaly per la prima volta, è un'esperienza che ci porterà sicuramente molte nuove aspettative e sicuramente contatti anche a livello straniero, quindi per noi è importante. Vinitaly 2024, siamo alla 56esima edizione, è un Vinitaly partito bene, già da ieri che era l'apertura abbiamo visto molti distributori nazionali ed internazionali, c'è molta attesa, tutte le aziende prendono le loro novità, quindi è un'Olimpiadi per noi.
dove è importante essere presenti, intanto crederci, portare tutte le novità che abbiamo provato in questi anni e raccontarle chiaramente sia attraverso anche il mezzo televisivo che le novità ci sono, che il consumatore sta cambiando, che siamo pronti ad affrontare la sfida non solo nazionale ma internazionale del mondo degli spiriti. Quello che quest'anno ha messo il Vinitaly in più secondo me è una quantità di buyer elevata che vengono a trovarci, una quantità anche di informazioni e di contatti giornalistici che aiutano a raccontare i propri prodotti. Io credo che questa sarà veramente una edizione che ricorderemo con molto interesse. Bravi tutto lo stand del Vinitaly. Vinitaly rappresenta un palcoscenico molto importante per il vino italiano, lo è tuttora anche oggi. Il legame e l'italianità che Vinitaly esprime, avendo alle spalle una città fantastica come Verona, in una regione unica come la regione Veneto, sicuramente lega in maniera indissolubile il mondo vino a questa manifestazione. Quest'anno l'insegna del Vinitaly è aperto bene, la presenza di giovani, che questo è importante, al Vinitaly quest'anno c'è e speriamo che continui. Il Vinitaly per il settore vinicolo e dell'estrazione per noi è molto importante, lo rappresento da 40 anni e speriamo di poter andare avanti sempre meglio.